Ciao, bentornati su Better Bogenni. Oggi vi voglio mostrare questa fantastica presentazione. Che cos'è? Non è altro che una raccolta di consigli proprio basilari per iniziare a fare spesa gratis. Molti si staranno chiedendo come faccio io a comprare le cose gratis, ma è difficile. E allora ho deciso di iniziare così. Allora, anzitutto iscrivetevi al canale e al mio gruppo Facebook che metterò qua nel link in descrizione. Il link in descrizione praticamente voi scendete giù con la freccettina, vedete sotto al video ci sono delle scritte, cliccate là sopra. Comunque dopo metterò, se stoppate il video sulla presentazione dove c'è scritto il mio gruppo Facebook, potete anche cercarlo da là. Questo perché così possiamo rimanere in contatto. Se avete problemi o avete domande, potete scrivere sempre qua sotto nei commenti. Ma partiamo dall'inizio. Allora, spesa gratis, come iniziare? La guida. Parte 1, le basi. Sono di Better Bogenni, ovviamente. Andiamo avanti. Ok, che cosa serve? Che cosa vi serve? Che cosa è indispensabile per iniziare a fare la spesa gratis con i buoni e con i coupon? Allora, gli strumenti indispensabili sono quattro. Serve una connessione internet, va bene anche quella del cellulare, ormai sono tutte abbastanza buone, va bene anche la saponetta, va benissimo il modem di casa. Poi serve uno smartphone, un PC oppure un tablet. L'essenziale è che lo strumento possa navigare su internet e che siate in grado di fare delle fotografie e inserirle su un sito. Questo perché molte partecipazioni richiedono di fare la fotografia dello scontrino. Tutto qui. Vi serve un indirizzo email. Potete farne uno gratuito su Hotmail o su Google Mail, o su Virgilio, Libero, ce ne sono tantissimi. Io uso Hotmail, ma è solo perché è il primo che ho trovato e mi sono trovata bene, quindi ok. E poi vi serve una importante questa cosa, una carta con l'IBAN. Perché serve la carta con IBAN? Perché semplicemente quando voi andate ad acquistare dei prodotti ve li devono rimborsare. E come ve li rimborsano? Se voi non avete una carta con l'IBAN, non possono rimborsarvelo. So che molte persone non si fidano a lasciare l'IBAN, per cui io ho trovato una soluzione a questo problema anche molto semplice. Io utilizzo Hype, che è una carta gratuita e sicura. Vi lascio il link anche di Hype in descrizione. Così non dovete perdere tempo a cercarla. Praticamente, così poi voi potete utilizzarla anche solo semplicemente per questa operazione a premio e anche per pagare magari delle piccole spese. Così non avete il problema di dover dare i vostri dati del conto corrente principale su siti. Comunque, per inciso, i siti che io vi consiglio dell'operazione a premio sono società serie e quindi non vi succederà nulla. La cosa peggiore che può capitarvi è che vi facciano un bonifico, perché con l'IBAN quello si fa. Diversamente da quando. Se qualche sito dovesse chiedervi, non di quelli che consiglio io, ma se trovate in internet, ah, dammi il codice della carta di credito, allora state attenti, controllate bene prima di farlo. Io vi consiglio di non farlo mai. Comunque, questo poi è un altro discorso. Poi, ok, questi sono i quattro strumenti indispensabili. La stampante, ho scritto qua, è utile, ma non è indispensabile. Nel senso che non tutte le operazioni a premio richiedono la stampante. Se volete stampare i coupon, ovviamente la stampante serve, però potete sempre stamparla magari da un amico oppure in un internet point o comunque insomma lo fanno da molti posti adesso, ecco. Poi c'è un quinto ingrediente davvero molto importante, secondo me è quello più importante di tutti, che è l'impegno. Perché l'impegno? Perché senza di quello non si va da nessuna parte. Ma ascoltate che cosa ho scritto nella presentazione. Basta un po' di buona volontà. Pensaci, tutti abbiamo imparato a scrivere. Oltre alla matita e al quaderno, strumenti necessari, abbiamo fatto tanti esercizi con costanza, puntini, righe, lettere, e alla fine il risultato ci porta a beneficio ancora oggi. Eh sì, voi quando avete imparato a scrivere, non penso che voi avevate la matita al foglio, ma non è che
La matita scrive da solo, siete impegnati. Quindi anche per fare la spesa gratis ci vuole l'impegno. Non è difficile, ma ci vuole impegno e buona volontà. Però ricordiamoci che quando abbiamo imparato a scrivere avevamo anche una guida e io sono qui per farvi da guida in questo mondo. Eh sì, perché avevamo una maestra che ci insegnava. Oh no. Eccomi. Allora, la guida passo passo. Qua trovate i riferimenti del mio gruppo Facebook, che si chiama BWJ, cioè Better Wo Jenny, risparmio, app intelligenti, concorsi Amazon. Poi avete il nome del canale YouTube, che però se mi state guardando si suppone che già lo conosciate. E iscrivetevi ad entrambi, perché troverete tutorial, notizie, offerte, li ho creati apposta per voi. E niente, poi se avete domande potete sempre iscrivermi qui o sul gruppo Facebook. Non in privato perché mi perdo i messaggi, siete troppi, non ce la faccio. Scrivete sempre sul gruppo così io lo monitoro spesso. Poi sono iscritto e ora che cosa fare nel gruppo Facebook e che come funziona? Allora, ti consiglio di leggere giornalmente il gruppo. Troverai diversi tipi di offerte, volantini, sconti e consigli. Non ti preoccupare se all'inizio non capirai tutto. Fai domande, rileggi, guarda i video e quando ti senti, prova anche tu. Dovete iniziare a leggere. Leggere, guardare un attimino come fanno gli altri, come faccio io, che video metto. Dopo un po' queste cose vi sembreranno normali e quando ve la sentite, provate a fare qualcosa anche voi. Una cosa, scegliete quella che vi ispira di più e provateci. E fatemi sapere ovviamente come va. Scrivete un post che ho scritto oggi e provate a fare questo, mi raccomando. Leggi bene i post e non esitare a fare domande sotto i post di riferimento. Cosa vuol dire? Che se io metto un post con provami gratis vicinet e avete una domanda perché volete chiedermi qualche cosa riguardo a quell'operazione, per esempio quante partecipazioni posso fare, scrivetelo sotto al post, così vi rispondo in modo più celere e anche le altre persone possono leggere e capire. Ci sono diversi tipi di post su questo gruppo. Che cosa sono? Allora, ho messo gli hashtag perché metterò gli hashtag anche nel gruppo, in modo che quando voi volete guardare una sola cosa potete utilizzare la funzione di ricerca e trovare subito tutti i post che si riferiscono a quell'argomento. Allora, io ho messo quattro principali. Ce ne saranno altri di sicuro, però principali sono questi. Allora, le offerte Amazon sono ottimi prodotti a prezzo scontato che io seleziono per voi. Cliccate sul link per acquistare. Semplicemente, di solito metto l'offerta della buonanotte. Io le cerco, vedo quelle che possono interessare, quelle più convenienti e le posto. Non ne metto tantissime, semplicemente per non intasare il gruppo, perché altrimenti poi sembra un gruppo di pubblicità Amazon e a me non piace dare questa impressione. Però se volete qualche cosa in particolare, c'è il post apposito con richiesta offerte Amazon, potete scriverlo lì, io cerco quello che voi mi avete richiesto e così poi potete acquistare. Gli altri se vogliono leggono lì, altrimenti passano avanti. Poi troverete dei volantini, chiaramente sono i volantini del supermercato, insomma quelli più interessanti, troverete concorsi, dove io spiegherò, segnalerò i migliori concorsi o quelli più facili, quelli che già ho provato io per provare a vincere buoni spesa, spesa gratis e tutto quanto. E poi ci sono i provami gratis. Ho proprio scritto inizio da qui perché è proprio l'operazione più sicura, più semplice. Si acquista un prodotto e si viene rimborsati. Quindi voi andate al supermercato, comprate una cosa. Registrate lo scontrino, verrete rimborsati. Più facile di così non esiste. Cosa fare su YouTube? Ragazzi, ogni settimana metterò nuovi video. I video sono divisi in playlist per argomenti. Metterò, come sul gruppo Facebook ci sono degli hashtag diversi, qua invece ci sono le playlist, cioè c'è la playlist con le applicazioni intelligenti, c'è la playlist con tutti i provami gratis. Così quando voi volete provare una cosa andate su quella e ve la guardate.
Poi mi raccomando, ricordate di guardarli sempre fino alla fine, perché a volte do dei consigli anche interessanti alla fine, magari trucchi, consigli o magari mi viene in mente qualche cosa che è capitata a me per non fare lo stesso errore, lo dico. E ricordati, mi raccomando, di mettere anche un like, di condividere e di commentare. E detto questo, io vi auguro, diciamo, un buon ingresso, vi do il benvenuto sui miei social e niente, mi aspetto di vedere i vostri commenti. Al prossimo video e ciao! E devo chiudere. Vediamo un po' come si fa a chiudere. Ah, no, c'è un'altra diapositiva. E va bene, come dicevo prima, guardate i video fino alla fine perché sempre alla fine do dei consigli. Allora, vedete, questi sono inizio dai provami gratis, che sono i più semplici. Quando devi fare una promozione, leggi sempre il regolamento completo. Prima di recarti al punto vendita, prendi appunti e attieniti a quelli. Se stai facendo una missione, concentrati su quella, non farti distrarre da altre promozioni. E mi raccomando, sii sempre gentile con il personale e ricorda che spesso non sono a conoscenza dei concorsi, informati prima di arrivare. Ecco, questa cosa stampatevela in testa, cioè controllate sempre il regolamento prima di partecipare, perché magari quando io metto il post metto le caratteristiche principali di una promozione, ma voi rifatevi sempre al regolamento e andate al supermercato già informati, perché le commesse e le cassiere spesso, poverine, hanno talmente tanto lavoro da fare che non possono conoscere tutti i concorsi. È inutile che poi chiedete a loro o vi arrabbiate, perché loro vi rispondono: io non ne so niente, probabilmente non aderiamo. E se avete dubbi, chiedete sempre sul gruppo. E mi raccomando, non fate come me le prime volte che andavo, poi vedevo un'altra promozione, volevo farla e poi sbagliavo gli scontrini. Andate con una, fatene una e poi ne fate un'altra per le prime volte. Poi, quando diventerete esperti, è un altro discorso. Allora, vediamo un po'. Adesso è proprio finita. E allora, visto che adesso è finita, vedete qua io ho scaricato nuovo, farò altre diapositive se volete. Mi raccomando, vi aspetto, se avete domande, scrivetemi. Ciao e un attimino che chiudo, ecco qua, al prossimo video.